Benvenuti a tutti, amici della Buru. Oggi sono in compagnia dei miei nipoti che dicono ciao. Ciao. Ecco, e oggi insieme, cioè insieme loro, faranno vi faranno capire come si preparano questi bellissimi pupazzi di neve. Questo gli è caduto un po' cappellino, ecco. Questi bellissimi pupazzi di neve con dei calzini e questi li hanno fatti proprio loro da soli. La zia ha usato solo la. Con la caldo. Per il resto hanno fatto tutto loro. Allora, vediamo un po' cosa ci serve. I sassi, il Però nell'altro invece avevamo usato riso, ma adesso è finito. Un calzino, vecchio, delle forbici, delle altre forbici, il cucchiaino per il riso se lo usate, i bottoni, le sciarpette, gli altri bottoni. e poi E poi ci siamo la lama dimenticati. e l'imbottitura che È qua, è qua. eccola qua. E a noi avevamo un filo già attaccato all'ago. Allora, cos'è la prima cosa da fare? Io lo so io. Allora, pari di tessiti qua che poi vai nelle operazioni di riempimento. Allora, la prima cosa da fare, aspetta, e riprendiamo da qua. Agata sta tagliando il calzino nella parte lunga, pari di sullo sfondo, giustamente, per farci Calzino capire. minuscolo. E avanza, ci avanzerà questo pezzo di calzino che useremo in un'altra occasione. Dopodiché cerchiamo di non sbagliarci come abbiamo fatto prima. Si gira Quindi il calzino il calzino si gira se ha un dritto e un e rovescio. si toglie il guantino. E si gira il calzino e E si. si rimette il guantino. Sì, perché Agata con dei calzini avanzati si è fatta i guantini. E si cuce Si in infila questo modo qui, avanti, dentro, fuori, dentro, fuori. piano, fare le cose per bene. Dentro, fuori, tiriamo, tiriamo se c'è troppo filo e tiriamo. Il filo più corto è quello di qua. E così di un po', dobbiamo fare il giro di tutto. Il calzino, tutto il Quindi, calzino, qui, dentro. fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, dentro, fuori, dentro, fuori, Di là. dentro, fuori, e ancora fuori, e di là. In questo momento il cameraman è Paride che sta facendo degli zoom per far capire, meglio la lavorazione, penso, giusto? Sì, ma qual è il Agata, non cordino mettere il testone davanti, non tirarlo del tutto, Agata, sennò ti esce il filo dall'altra parte, devi ricominciare da più corto? capo. Sì, lo so. Ok. E Paride vuole fare una ripresa su Olimpia? Che lei compare spesso nei video. Dentro, fuori, Eccola, dentro, fissa fuori, l'orizzonte. Quindi abbiamo anche Olimpia dentro, che fissa fuori l'orizzonte. e dentro e fuori. Vi ricordiamo che il calzino è stato girato a rovescio perché adesso capiremo perché. E perché sì? E di qui il filo. Quanto manca? Ci siamo quasi? Manca qualche centinaia di punti. 50 Ok, punti. 10 punti. vorrei dire che mia nipote ha 6 anni e 7. mio nipote 8. 10. 8 perché è molto piccolino. E stanno facendo tutti in autonomia, quindi. E sto tirando il filo Stai facendo sbagliato. che non mettere la Beh, che faccia ci davanti siamo, alla eh? camera. Vai. Oh. Ok, è finito il giro? No. Non ancora. Stanno facendo tutti in autonomia, quindi. Diciamolo, Dentro, fuori. tutti i bimbi a casa possono farlo questo lavoro, cosa dite? Sì. Sì o no? Sì.
Pare che ti sta venendo un mancamento. No. Ecco, io direi che Agata ha finito. Aspetta, perché adesso bisogna fare un lavoro. Ecco. E quindi Paride prende posizione in quanto lui ha... Il ego. No, lui ha il compito... Di aiutarmi a riempire. Di aiutarla a riempire. Di sassi e di altre roba. No, non è ancora... Agata, sei sicura che non hai tolto il sedere del filo e stai continuando a cucire? No. Ok, vai. Ah, no. C'eri dentro. Arrivata, vai. E c'ero arrivata. Ok. Tira. E tira. Il filo più corto è questo. Sì. E lo tiriamo. Togliamo l'ago. Togliamo l'ago. E il giro non è finito. Ah, sì, è finito. Allora, il giro è finito. E cavoli. Non si toglie l'ago. Come vedete è genetica avere problemi durante il tutorial. Bene, tira, tenta non rompere la lana, tira. E fai 2 o 3 nodi. Adesso in questo caso che imbottiamo non con il riso ma con le pietre, mettiamo sotto un po' di imbottitura, un po' di pietre e poi riempiamo il cazzino di... Imbottito il riso, l'abbiamo finito stasera, neanche si mangia a casa qua del lavoro. Ok, Agata ha fatto i nodi. Quanti ne hai fatti? 3. Bene, belli stretti. Basta, va bene. Taglia la lana. Qua. Brava. E dopodiché? Giro il calzino. Gira il calzino. Perfetto, e adesso si va col lavoro di coppia. Dell'imbottitura, non ti preoccupare che non... Allora Agata, tienila aperta che pari da adesso ci mette un po' di pietre dentro. Non ce le metto io. No, ma poi fa tutto te. Cioè, è un... abbiamo detto che questo è di entrambi, quindi... C'è fi. Ma metto pietre. Quindi a questo punto il nostro calzino viene riempito di misto nella parte sottostante del pancione, di misto di pietre e imbottitura. Pietrine piccole, più piccole se le avete di queste, possibilmente senza... Non devi dire queste cose. Possibilmente senza spigoli è meglio. Cercate, ogni tanto toccate un po' che diventi omogenea l'imbottitura con la pacon. Vedete? Adesso lì in giro ci dovete mettere un po' di imbottitura, perché sennò la buru cambia ripresa. E adesso vi lasciamo per qualche minuto mentre riempiamo il nostro calzino, come potete vedere. Come se fosse la calza della Befana. Comincia la diretta. Aspetta, i guantini. Agata si sta rimettendo i suoi guantini. Sulla tavola, come sempre, c'è George. George. Paride è arrivato. Che tiene là. E ci fa da cameraman. Dai. Allora, il nostro pupazzo è stato riempito di pietre. Vedete che lui è anche bello pesante. Abbiamo dato un po' di così, stretto un po' il collo. Adesso Agata chiude la testa. Questo qua viene bello grosso. Penso proprio di sì. E potevamo farlo anche più grosso se volevamo. Davvero? Penso proprio di viene sì. Viene più grosso di quello là? No, dovrebbe essere suo fratello. Agata con un filo di confrontalo lana. Confrontalo un po' come in confronto. È molto no, più grosso. Viene più grosso. Cosa vuoi farlo come quegli elfi là? No, quegli gnomi là. Quelli giganti. Sì. Ok, quindi Agata ha fatto 3 nodi. Adesso taglia il filo lunghissimo. Sì, no, non si taglia mai così vicino. Vabbè. Si taglia per lungo. Sì, perché questo si snoda. Comunque,
e successivamente mettiamo il cappellino, che spiega un po' che cos'è, Agatha, il cappellino. Calzino, un pezzo di calzino. È la punta del calzino, a pari di fai ho vedere. Ho tagliato il tallone da qualche parte è finito. Comunque, è la punta di un calzino, ecco, che arrotoliamo un po' e voilà, glielo mettiamo bene. Poi glielo mettiamo meglio. Adesso scegliamo la sciarpa e il bottone. Allora, io non concordo con la sciarpa che sta scegliendo Agatha, però. No, è brutta, Agatha, scegli un'altra. Ah, io direi di sì. Cosa dici, Valide? Sì. Taglio così. Prima si prende la sì, misura. Per me va benissimo. Prima siamo da si prende Agatha, sei una prima sarta, si prende poi la misura, si fa un nodino e si taglia. E poi si taglia più o meno qua il cordino. Più o meno qua. Senza tagliare il dito alla zia, se ce la fai. Adesso si stringe un pochettino. Sì, ma allora il cappellino va girato di qui. Dove la vuoi fare la faccia? Dipende da dove ti vuoi fare la faccia. E tu l'hai fatto il nodino lì. Eccoci qua. A questo punto scegliamo i bottoni. Veramente verdi? Avete deciso verdi? No, io non ho assolutamente. Ho un bottoncione. Deciso. Cioè, avete deciso verdi? No, io non ho un bottoncione. Cerchiamo nel bottoncionaio. Bottoncionaio. Vai a riprendere il bottoncionaio. No, arriva il bottoncionaio. Io rimarrei sull'azzurro, ragazzo, sul verde. Sì. Non vorrei farla noiosa. È un azzurro. Perché sì, ma non sono un po' spessi quelli. Libertà d'espressione, però nel limite della decenza. Allora, infatti, quello lì, di questi ne abbiamo tre volendo. Sì. Questo con il blu, grigio e blu. Questo è molto, sì. E gli occhi? Gli occhi. Occhi. Il consiglio che vi diamo è quello di fare degli occhi solamente nei pupazzi grandi, perché come vedete in quelli piccolini, questo era un calzino di quelli da tennis, da piccolini corti, e non ci stanno. Potete al massimo farlo con due perline, ecco, ma non con dei bottoni. Siamo sempre alla ricerca degli occhi. Agatha, mi sembra che sparino perché un po' troppo. Verdi? Non c'è qualcosa di più bello? Uno più. Anche beige, ragazzi. Più male il cappellino. Va bene. Allora, però, cerchiamo di risolvere. Cerchiamo di risolvere la questione degli occhi, per favore, perché sì, perché la gente che ci guarda non può stare qua per sempre. E gli alpini non vanno a combattere senza gli occhi. No, ma io mi guardate un po', dai. No. Questi di nuovo ce li abbiamo già lì. E allora verde non li vuole fare verdi. Cosa ma rossi? Piuttosto li facciamo color legno. Sono mica brutti color legno. Sono brutti? No, color legno. Color legno e i bottoni azzurri. E i bottoni azzurri? Sì, sì, perché gli alpini hanno bisogno degli occhi, se no sparano. Ma veramente volete metterci la piuma? Non lo so, è Agatha che si è messo la piuma. Poi gli alpini hanno la piuma. Quindi... Allora, a questo punto io la piuma la metterei un attimo da parte. Agatha, questo è un pezzo che non li metterei. E a questo punto con la cola caldo, un adulto, io prendo gli occhi, va, io prendo i bottoni, ad incollare. Vieni. Ne hai tre? Io ne ho tre. Siete certi, Avete fatto quella scelta lì? Bene, allora venite qui che con la cola caldo diamogli un nome a questo, così almeno Berto, alpino. Ah, Berto, l'alpino. Alpine. Si mettono per oh, la cola calda è staccata, ragazzi. Ma La zia c'è sempre problemi con l'alpine. Va bene, comunque con la cola calda noi andremo, così li vogliamo dalla parte dell'oro. Sì. Andremo a mettere tre bottoni lungo il corpo. Ecco, il corpo e due bottoni che li giriamo dalla parte del legno a fa degli occhi. Io sono qua. E non appena abbiamo finito vi faremo vedere il risultato finito. Ciao a tutti. Ci siamo. Allora, vi presentiamo la famiglia Buru più il nuovo membro.
Berto, mi pare. Berto 1. Berto 1. Che cane. Che lo facciamo stare bello in piedi. Sì, ho scelto io gli occhi, li abbiamo cambiati. Abbiamo cambiato un po' il colore degli occhi. Eccoli qui, tutti i nostri pupazzi. Adesso vi facciamo tutti ciao con le nostre mani. Ciao. Ciao, dov'è? Ciao. E vi diciamo... Iscrivetevi al canale della Buru. Ciao a tutti, sì, e ciao. Buon lavoro con i vostri bimbi e nipoti. Ciao ciao. Ciao. Ciao.